Nel territorio del comune di Civitella del Tronto, il 13 febbraio 2017, un evento franoso eccezionale provocò nel giro di poche ore crolli diffusi nella pubblica viabilità e danni irrecuperabili ai fabbricati privati nell'area di Ponzano. Tragico evento che portò all'inagibilità di 31 abitazioni e 39 nuclei familiari persero per sempre i propri immobili. A distanza di oltre 6 anni sono stati finalmente consegnati i lavori di urbanizzazione di una nuova area individuata però nella vicina frazione di Sant'Eurosia, un ulteriore step verso la costruzione delle case di chi in quel drammatico giorno di febbraio ha perso tutto. Una grande soddisfazione dopo un lungo lavoro, un lavoro durato quasi 7 anni, oggi finalmente possiamo avviare i lavori di urbanizzazione di quest'area che è stata scelta a seguito di una procedura appunto prevista per legge per la delocalizzazione della comunità di Ponzano. Quindi su quest'area verranno costruiti 31 fabbricati dichiarati inagibili con la frana di Ponzano che ospiteranno 39 nuclei familiari e circa più o meno 100 persone. Nel corso degli ultimi mesi sono state definite le varie procedure utili per perfezionare un altro passaggio utile per delocalizzare e ricostruire parte della popolosa frazione di Civitella del Tronto. Si tratta di urbanizzare l'area allargando strade, estendendo servizi già esistenti. Indicativamente noi pensiamo che nel giro di 6 mesi possano essere realizzati, nel frattempo però potranno essere avviati anche i lavori di ricostruzione privata, cioè i privati che già hanno avuto in assegnazione i loro lotti e che sono pronti con i progetti potranno partire. Siamo qui sapendo che abbiamo fatto fino in fondo il nostro dovere, sapendo anche che ora gli uffici pubblici devono dare la massima disponibilità, il massimo sostegno ai progettisti privati che dovranno, nel mentre saranno realizzate le opere di urbanizzazione, presentare i progetti in maniera tale che il diritto alla ricostruzione di questi abitanti finalmente a Sant'Eurosia sarà riconosciuto. Insieme all'ufficio speciale della ricostruzione e al commissario abbiamo sminato un po' tutti i passaggi difficili che c'erano. È un percorso inedito, non succede spesso di trovarsi ad avere a che fare con una delocalizzazione di un'intera frazione, di un'intera comunità, di un'intera contrada da ricostruire altrove perché quel terreno è in frana. Io ringrazio anche i cittadini della comunità di Ponzano che hanno saputo affrontare con gli occhi aperti verso il futuro e con una grande disponibilità costruttiva a risolvere i problemi questo lungo percorso. Un momento di ricordo di tutto il lavoro fatto per arrivare a questo importante atto di effettiva rinascita di una collettività, ma anche un appello a tutte le istituzioni affinché questo processo non subisca intoppi e si concluda nel minor tempo possibile con il rientro nelle nuove abitazioni dei 39 nuclei familiari aventi diritto. Oggi prevale sicuramente la felicità, il vedere finalmente che inizia un atto concreto per la nostra ricostruzione. Dopo metri e metri di documenti e di carte finalmente vediamo le ruspe e ne siamo contenti. Come comitato resteremo a fianco a chi è impegnato nei lavori e daremo manforte affinché tutte le procedure possano procedere nella maniera più spedita possibile perché, come dicevamo fin dai primi giorni, ricostruire bene, ricostruire in fretta.